Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme la demo di Gloomtown, A Different Story. Questa ragazzi è la prova di un gioco che volevo provare da un po'. Perché? Perché sono gli stessi sviluppatori di un gioco che ho assolutamente adorato, che è Graveyard Keeper. Ok? Hanno realizzato anche altre cose, ma questo gioco in particolare mi è veramente piaciuto. Dovrebbe essere questo, tra l'altro Gloom o Loomtown, mi sa Loomtown, una sorta di misto tra JRPG, RPG classico e gioco molto narrativo, fatto in questa pixel art però ad altissima definizione e molto molto moderna, con un sacco di cose ben curate. È un po' il marchio di questo studio e, beh, che dire, new game. Vediamo di che si tratta. Emily. Chester? Che diavolo? Siamo già arrivati? Non ne ho idea. Ora, smettila di svegliare i tuoi anziani con stupide domande. Non sei anziano. Mamma è anziana, non tu. Per l'estate puoi trattarmi come tale. Come mamma ha detto, quando stai con tuo nonno, Emily è a capo. Papà dice che siamo uguali. E se papà non fosse stato sbattuto fuori, noi non saremmo andati qui a vivere tutta l'estate. Allora, stai ancora pensando a papà? Emily, smetti di leggere la mia mente. Io e papà stavamo insegnando al pesce a parlare, così avremmo potuto imparare i segreti dei tesori degli oceani e diventare ricchi. Era un buon piano. Sì. Era gentile. Vorrei che tornasse, anche io. Allora, perché ci hanno mandato qui nella natura? Ma mamma deve lavorare, sai. Ha sempre lavorato prima, ma non è mai stato così. È perché papà era in giro. Ho avuto ancora quel sogno. Dragoni, alberi che camminano e dita volanti? Roba strana. Ah, che sei uno psico. Psico. Non sono uno psicopatico. Uno psicotico. Non è quello che ha detto il dottore? No, non è quello che ha detto. Quel dottore era uno stupido comunque. Spero che nonno Cooper dorma bene e che non lo svegliamo. Penso che ci stiamo avvicinando. Bus stop, Gloomtown. Ah, allora è Gloomtown, sì. Ecco, dai, dobbiamo scendere. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Siamo arrivati in terre non toccate dalla civiltà. La spedizione inizia. Perché improvvisamente parli come un idiota? Perché sei così noiosa? Oh, Chester. Allora, caratteristica. Ah, 3 punti disponibili? Oh, allora. Charm, conoscenza. Guts e proficiency. Ok. Bene, vediamo un po'. Salve. È così giovane. Nonno è un vampiro. Ti ho detto che avremmo dovuto portare gli attrezzi. Calmati, Van Helsing. Ciao. Sono ovviamente non tuo nonno, ma sai, dove l'hai nascosto? Non ricaverai niente da me. Anche perché non ho niente. Mi dispiace, sai dove possiamo trovare Mr. Cooper? Doveva incontrarci. Lui è occupato, quindi sono venuto al posto suo. Sono George, comunque. Dovete essere Emily e Chester. Forza, Strambo. Guidaci attraverso il tuo strano villaggio. Lascia perdere le piacerie e facci entrare nella Cadillac nera. Cosa? Lontano non è un villaggio. E io non sono uno strambo. E dovremo camminare. Mi dispiace. 2 ore senza parlare, sta cercando di recuperare. Da dove venite voi ragazzi? Chicago.
E allora dubito che avrete qualcosa che vi interessi qui. Ah, qui, alla vostra sinistra, la lavanderia automatica e i bagni pubblici. Ah, i gioielli della corona dei sobborghi. Sì, è uno schifo. Oh, guarda, c'è un cane. Sì, molto di classe. Non è tutta Bloomtown, solo i sobborghi. Date una possibilità a questa città. C'è anche un cinema più avanti lungo la strada. Oh, finalmente. Grazie, Jeremy. George. Gerald. Con burlonerie come queste sarai immediatamente senza amici, ragazzino. Salve, Mr. Cooper. Ah, maledetta cosa, maledetta scatola. Non riesco mai a... Ah, ciao George. E voi chi siete? Sto scherzando. Grazie George, puoi andare. Salve, Mr. Cooper. Ci vediamo in giro, ragazzi. Ciao nonno. Immagina. Non immagino niente. Ho un'agenda molto piena e non ho tempo di immaginare cose. Dentro, ora. Quindi, bimbi, dato che vivrete nella mia casa, seguirete le mie regole. Ah, il mio pancino è vuoto. Anch'io devo mangiare qualcosa. Ah, d'accordo. Andate in cucina e mangiate qualcosa. E Emily? Immagino che questa grande vecchia casa ha un sacco di segreti. Dove credi che dovremmo cominciare? Non vedo l'ora di iniziare a scavare ovunque. Ehi, ho un grande giardino nel retro che avrebbe bisogno di uno scavatore giovane come te. Vedremo domani quanto bene sai scavare. Non toccare niente senza il mio permesso. Ok, e siamo qui. Guarda, Emily, grandpa ha anche un telefono. Va bene. E c'è un hot dog. Ma questo hamburger... Sì, hot dog, vabbè. Questo hamburger sembra delizioso. Grandpa sa come cucinare? Ah, cheeseburger per due? Figo, ok. Trovo un hamburger. Guarda, un hot dog. Ed ero preoccupato che avessero solo broccoli qui o qualunque cosa mangia la gente vecchia. Lo vuoi? Sì, muoio di fame. Quindi, ci ho pensato e ho deciso che voi ragazzi sarete al secondo piano. Potete scegliere le vostre stanze. Sentitevi liberi di guardare in giro per la casa. Ma non ci sono stati bambini qua da quando vostra mamma ha finito la scuola, quindi dovrete dare una ripulita, cioè oggi. Non sono entrato in quelle stanze per molto tempo. Ci sarà polvere ovunque. Una regola in più. La sera alle 10 tutti a letto. Non sono più un giovincello. Non posso correre quella rincorrendomi nel buio. Ok. Allora, ho finito il telegiornale e sì, solo pubblicità. Questo? Mamma, se proviamo a chiamare mamma. Mamma non è a casa, è al lavoro. Magari la incontriamo domani. Vabbè. Non penso che serva adesso. Andiamo qui. Vivere al secondo piano è così figo. Posso chiamare la stanza alla fine della hall, se lo dici tu. Stupido, questo ti rende solo più lontano dalla cucina. Ah, lui ha detto... Ok. Questo. Keep out.
Ah, chiuso. Bloomtown Mystery, ok. Chiuso. Ah, ok, si può correre, perfetto. Wow. Deve esserci una scopa. Ah, ok, ecco qua la scopa. Grazie. Ok, questo sembra un workshop vero. Con il giusto know-how puoi costruire qualunque cosa qui. Ok. Cosa abbiamo qui? Sinatra, Benny Goodman. Questi vecchi vinili daranno un altro non so che all'estate. Beh, metterò un po' più di pepe alla collezione. Devo solo trovare uno store. Ok. Se faccio funzionare... Ah, record player, ok. Questo non lo posso fare. Cosa c'è qui? Vecchi testi, stationery, oggettini. Delle fotografie. Ah, c'è una casetta sull'albero, teenager e un cane. Nostro nuovo quartier generale. Deve essere così figo avere la tua casetta sull'albero. Vorrei averne una anch'io. Ah, quest item? Oh, interessante. Ha sonno? Pare di sì. Ma non so come mi abituerò a questo posto. Perché non posso semplicemente stare... Meglio che mi metto qua. A letto a casa. Mamma è solo egoista. Dice che ci ha mandati via perché... Per via del lavoro, sì, giusto. Già, non abbiamo più papà. Vorrei essere triste a casa piuttosto che essere triste qui. Cosa diavolo farò tutta l'estate? Faremo del meglio con questo posto. Ok. Ciao Emily, non essere preoccupata, stai dormendo ora, sono Lucifero, felice di incontrare... Il diavolo! Ah, mi cercherai di mangiarmi? O ti burlerai di me e direi a chiunque che sono cattiva? Nessuna delle due. Dovresti guardare meno TV e magari vedere uno psicologo. Il fatto è... Sei venuta in un posto pericoloso, Bloomtown è minacciata dai demoni. Spero che ci sia una chiesa in città. Che ha a che fare con me? Penso che tu possa salvare tutti, ti darò il potere. Se hai già questo potere, perché non salvi tutti tu? Mi piacerebbe, ma sfortunatamente non posso lasciare questo posto. Tenevo la pace, mantenevo la pace in quei posti, ma sono diventato vittima di una cospirazione e ora sono imprigionato fuori dalla realtà e dall'Underside. E questo è il motivo per cui ti voglio offrire un contratto. Riceverai un potere, un guardiano demoniaco personale e in cambio salverai la città dai demoni. Potrebbe essere... Sì. Sì, ti ho seguito un po', la tua situazione non è fantastica. Credimi, ti offrirò un'opportunità. Dividerò i miei poteri demoniaci con te e i tuoi amici e troverai e eliminerai tre demoni molto 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 cattivi a Bloomtown. Libertà per me, sicurezza per la gente del villaggio e divertimento per te. Tutto qui. E il guardiano? Quello è il tuo demone, una parte rilasciata del tuo io interno. Niente di innaturale per te. No, mi rifiuto. Va bene. Ah, quindi posso scegliere di accettare o rifiutare. Non ho avuto mai una conversazione come questa nei miei sogni prima. Perché non ho accettato il contratto? Sto perdendo un'opportunità? Beh, solo un sogno. Sveglia, sveglia. Oh, Emily, hai dormito bene? Allora, sì, ho dormito bene, solo un po' in anticipo, è estate dopo tutto. Un lavoro per te e tuo fratello.
Venite qua giù, aspetto. Ok, possiamo fare qualcos'altro? No, direi di no. Aspetta, vediamo. Questa famiglia è riuscita è riuscita a mettere a posto orari confliggenti di lavoro e prendere un sacco di fare un sacco di foto insieme. Incredibile. Un tantinello polemica lei, eh? Ok. Dove è tuo fratello? Ok, sì, va bene, andiamo a prenderlo. Mayday, fire, cannibali, Chester, svegliati. Sì, solo un minuto. Buongiorno anche a te. Ok. D'accordo, ragazzi. Nessuno sta qui gratis. Tutti hanno un lavoro. Ora, vai a prendere un pacchetto di burro al Misery Store. Va bene, prima finiamo, prima possiamo uscire a giocare. Se c'è qualunque cosa di cui non siete sicuri, chiedete. Eccola. Ecco i soldi, portate il resto. Dov'è il Misery Store? Lascia la casa, destra, ancora a destra e attraverso la strada. Vicino al cinema. Ora, c'ho anche i soldini. Va bene. Dove dovremmo andare? Come lo so? Siamo qui da ieri. Allora apri la tua mappa, non voglio perdermi e sopravvivere di acqua piovana e vermi. Sì, a proposito. Allora. Ok, questo. Ma siamo lì. C'è l'orario e c'è anche il giorno della settimana. Guarda, un negozio di caramelle. E nonno ci ha dato i soldi. Sono un ragazzo cresciuto e il mio corpo richiede caramelle. Anche no, grazie. Facciamo quello che ci ha detto. Grocery. Misery, ok, vai. Nadine, veloce. Devo fare pausa. Mi spiace. Vorrei fagioli e burro, prego. Forse una barretta di cioccolato? No, grazie. Mamma dice che devo prendere solo quello che assolutamente ci serve. Oh, caro, sii un ribelle finché sei giovane, prima che marcisci in giardino. Mi dispiace, ma chi siete voi? Non mi ricordo di avervi visto prima. Guts. Ah, di ciao lo sconosciuto. Ah, è proprio un RPG così. Salve, siamo i nipoti di Mr. Cooper. Cooper, eh? Oh, mi è stato appena chiesto di portare questi semi a Mr. Cooper. Sto esitando perché può intimidire a volte. Poteste portarglieli voi? Certo, felice di aiutare. Oh, sono così così geloso. Mr. Cooper ha un grande giardino, ha un fantastico giardino. Beh, sì, ce l'avrebbe se se ne prendesse cura. Fallimento. Va bene, ci aspettano delle compere, delle cose. Perché non ci aiuti? Il giardinaggio è una gioia più che un lavoro. Sono felice di aiutarvi, ci vediamo presto. Non dimenticarti ciò che hai preso. Ok, scusa. Ok. Un pacchetto di Cooper. Prendere il burro. Un pacchetto di burro. Compra. Ah, 10% HP oltretutto. Va bene, nient'altro? Andiamo a tornare e vediamo che cosa succede. Ah, guarda, non posso attraversare la strada se non sulle strisce. Ok, Suburban Streets. Voglio andare a salutare quel cane. Calma il cane. E sì, me ne vado. Lui è rimasto là invece. Che mio fratello mi segue sempre. Questo nano da giardino. Niente, così. Spero che ci insegni a usarlo prima del giorno di indipendenza.
Ok, fatemi andare a vedere un po' il giardino. Un scoiattolino. No, ecco il burro. Ok, siamo tornati. Ecco tutto. Ragazzini, siete lentissimi. Portate il resto. Allora, sì, non è rimasto molto. Non avete cercato neanche di derubare un vecchio del suo resto. Non sorpreso. Ora. Ah, mi ha dato... No, mi ha dato meno soldi. Ora, andate in giardino, c'è lavoro per voi due. E non si può evitare. Eccoci qua. Prendete un rastrello e sistemate quella terra. Una volta che il posto è sistemato, potete correre, giocare o qualunque cosa fanno i ragazzi al giorno d'oggi. Mi ricordo in passato... Ah, beh, non importa. Quando avete finito, trovatemi in casa. Dobbiamo decidere cosa fare... Ah, ecco il pacchetto. Ah, i semi. Hai visto Nadine? Grazie. Ora andate a fare del lavoro. Ah, ho aumentato il charm? Quasi. Ok. Magari delle azioni mi fanno aumentare... certe caratteristiche. Cooper's Package. Baron von Seedbed. Vabbè, immagino che sia questo, no? Grazie. Che cosa abbiamo? C'è qualcosa? Oh, maledizione. Grazie, non è niente. Colonnello Jeffrey Boulder. Questo che è? Va bene. Charm level up, ok. Ah, sei venuto. Certo, sono sempre felice di aiutare. Iniziamo. Ah, bene, bene, quel terriccio buono. Buon, ottimo inizio. Allora, ho portato un po' di semi con me. E poi fertilizzarli. E aumenta un sacco il risultato del tuo lavoro. Fertilizzante e questo. Aspetta, questo. Ok, sì, scusate. Mystery. Ok. Oh. Ok, ok, ok. Quella è la mappa e la storia. Bene, quindi. Non ce l'ho più il fertilizzante, però. Va bene, dovrei aver finito, no? Oppure c'è qualcos'altro che possiamo fare? Gregor the Madman. Bene, ora la parte più importante. Importante, sì, dovete innaffiare regolarmente. Bene, grazie, grazie, grazie. Mi ha dato del grano. Tornare da Cooper. Voi giovinastri avete già finito? Sì, nonno, esattamente come volevi. Bene, molto bene. Eccovi qua, per il tuo aiuto.
Vostro padre non è un, vostro nonno non è un taccagno. 24 centesimi. Oh, questo posto mi inizia a piacere. Sono appena ricordato. Ho bisogno dei dandelions, non so cosa sono, per il vino. Una mezza dozzina saranno abbastanza. Ce ne sono molti nella discarica. Wasteland dovrebbe essere questo, sì. I ragazzini locali di solito vanno da quelle parti. Magari troverete degli amici. Ok, alla fine della strada. Vai, andate a est e non andate da nessun'altra parte. Aspetta, però, perché forse col nonno devo fare qualcos'altra cosa. Ah, aspetta. Order call player, però è rotto, puoi ripararlo? Ah, tutto quel rumore. Sì, certo che posso. Anche tu potresti. Dovrebbe esserci una parte che manca. Ah, sì, la puntina. Pawn shop si trova. È nella tua stanza, quindi non è il mio problema. E non pago per quella parte. D'accordo, va bene, quindi abbiamo una cosa da comprare. Ok, ci sono le... Ah, va bene, ci sono le varie missioni, una sorta di live sim. Poi però, chissà dove... No, scusate. Vacation. Dove cavolo sarà il posto? Io ancora però non ho fatto neanche un combattimento. Quanto ci vuole arrivare a quella parte? Oh, ce ne sono molti qui. Dai, questo è piuttosto rilassante. Ok. Una mezza dozzina. Ragazzini. Ehi, avete visto una ragazzina qua intorno? Nostra età, capelli marroni. Chiede un po' della ragazzina. Dov'è scomparsa? Il giorno prima di ieri, penso. Dell'altro ieri. Non forse dovremmo solo riportarla alla polizia? Non ci ascolteranno. Ne abbiamo fatto gli scherzi telefonici troppe volte. Beh, questo complica le cose. Conoscenza. Ti aiuterete a trovarla? Sì. Sì, vi aiuteremo, ma non siamo di qua. Che storia c'è qua intorno? È una foresta a nord. A sinistra c'è una ditch, una casetta sull'albero a destra, e a sud c'è la città. È da dove vieni tu. Ok. Ti dico se vedo qualcosa. Oh, finalmente sembra un'avventura. Andrò con sti ragazzi. D'accordo. Darò un'occhiata io. Ti dico se trovo qualcosa. Creek, ok. E queste mele, io direi che si può... Possono prendere, no? Guarda quante sono. Come le prendo tutte. Allora, quella, la casetta. È un indovinello? Aspetta. Aspetta. E questo? Non devi andare più avanti, non è qui. Ok. Ah, ok. Non c'è traccia di lei da queste parti. Posso aiutarti con un'altra parte che... Ok. Ah, ecco qua. Va bene, sì. 8 centesimi, d'accordo. Penso che andrò. Ma qua ci sono... quelle cose che abbiamo trovato. Ah...
Tronco cavo, eh. Ah, la casetta. Bene. La chiave. La casetta nell'albero. Dovrebbe essere abbastanza. Però ne prenderò un altro. Wow, una vera casetta sull'albero. Esattamente come nella foto che ho trovato. Quelli che l'hanno costruita saranno cresciuti ormai. Quindi appartiene a tutti ora. Possiamo stare qui e non preoccuparci di nulla. Ok. La chiave. L'abbiamo già trovata. Wow. Ho una spada. Ok, quindi è mia. Sì. C'è qualcos'altro. Un piccolo fischietto. Oh! Ma che cazzo? Che diavolo? Così dove sono? Passaggio segreto? No. È lei. Non avvicinarti. No, 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 stai lontano da me. Aspetta, non ti farò del male. Oh, oh. Wow. Pericolo. Ah, finalmente il combattimento, ok. Proviamo ad attaccare. Demo attack, ok. 60 XP. Che diavolo. È un sogno, è solo un sogno. 12, la porta. Ma che diavolo. Ora sono di nuovo nella casetta. No, Lucifero un'altra volta. Ciao Emily, sei molto lontano da casa. Devo confessarti che ho ti ho fatto uno scherzo con quel demone. Ah no, che hai fatto un bel giochetto con quel demone. Complimenti. Tu sei vero? Ti pizzicherei, ma non voglio farti. Non voglio indispettirti. Certo che sono vero. Non sembrava vero il combattimento? Sì, infatti. È la migliore prova di sempre. La paura non mente mai. Dove. È il contratto? Ok, eri piuttosto fortunata che il piccolo demone fosse così debole e fosse da solo. Sarebbe imprudente perdere una protetta così. Così promettente. Ti offrirò il contratto ancora una volta. Puoi leggermelo? Odio firmare chissà che cosa. Da Lucifero. Sì. Yeah, ok. Triblum Towns Demons. Non posso vendere? Beh, meglio che lo fai, altrimenti la tua anima sarà mia. O potessi morire nelle mani di terribili demoni. Va bene. Bene, meglio che morire qua. Quindi cosa succede? Oh, lo sentirai, in momenti di pericolo nuove abilità ti si apriranno. Ma devi imparare a controllare questi poteri. E ora devi andare a salvare la bimba. Aspetta, sei davvero vera, giusto? Aspetta. Non ti credo, no, tu non sei vero. Oh mio Dio. Oh oh. Oh, non fate caso a me, stavo giusto andando via. Che fortuna, abbiamo tutto pronto per te. Non temere, cara. Starai calda e al sicuro e assolutamente in nessun guaio. No, no, assolutamente no. Portatela da me. Oh, ok. Demon. Oh, guarda, mi sa che... Che figo! Bellissimo! Quindi hai un guardiano, pensi che ti salverà?
Devo pensarci. Via. Oh cavolo. Sono piombato qua. Che diavolo? Chi sei tu? Oh, nella mia testa. Da dove vieni? Ah, dalla casetta sull'albero, ovviamente. Che stai facendo lì? Quel posto è vecchio. Dice che ci sono dei fantasmi. E hanno ragione. Ah, non mi sono presentata, il mio nome è Emily. Felice di incontrarti. Sono Ramona. Emily, non è stato divertente. Cercavamo una ragazza e abbiamo perso un'altra. Anzi, penso di averla trovata, ma i demoni l'hanno presa, ce n'erano troppi. Sarei dovuto venire con te, li avrei spaventati. No, qui, perché siete... seriamente, no, non mi interessa neanche perché. Dimmi dove. Dove ti stavi nascondendo? Era nella casetta sull'albero, Salvatori. Ho guardato attraverso la finestra. Ma come l'ha raggiunto un piccoletto come te? Va bene, abbastanza. È abbastanza, Ramona. Va bene, ok. Posso andare avanti adesso? Ramona, è l'ottava volta che rientri dopo oltre il coprifuoco negli ultimi 3 mesi. È quasi buio fuori. Non ti ho detto di tornare alle 8 in punto? Mi dispiace, Frank, non succederà più. È colpa nostra, ci siamo persi e ci ha mostrato come tornare. Non siete di qui, vero? Non vi ho visto, ragazzini. Da dove venite? Dove vivete? Siamo da Chicago. Siamo qui per visitare il nonno Cooper. Ah, capisco. Cooper vive lungo la strada. Se vi siete persi. Va bene, continua a sparire la gente. Quindi, a nome della Polizia di Stato, vi raccomando di non stare nelle strade troppo a lungo dopo che si fa buio. Buio. Ho tornato a casa. Ah, quello è un poliziotto, lui? Ciao, Ramona. Va bene. Va bene. Ah, ma voi ragazzi siete andati a prendere Dandelions in uno stato vicino? Tutti dovrebbero essere a casa alle 10. Notte a tutti. Buonanotte. Che stai facendo ancora qui? Beh, Dandelions. Eccoli qua. Questo è per i guai. Mi dimenticherò... mi potrei dimenticare di darteli domani. Ora vai a dormire. Ok, buonanotte. Va bene. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua con la demo. Almeno un po' di combattimento abbiamo fatto. Come mi aspettavo, il feeling dei giochi fatti da questo studio è sempre fantastico. Il gioco sembra molto molto carino, tant'è che quasi vorrei fare una serie. Sarà difficile in questo periodo perché è pieno di giochi, ma fatemi sapere se vorreste vederla. D'accordo, gente? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione. Trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco e se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!